Il futuro della sanità pubblica, criticità ed opportunità dell'area vasta 3 è il titolo di un convegno organizzato dall'Associazione Medici Cattolici Italiani di Macerata e patrocinato dal Comune, dall'Ordine dei Medici di Macerata e dall'Asur Marche Area Vasta 3. La sanità coinvolge direttamente le persone e il loro benessere. Il tema è stato colto in questa prospettiva con diversi punti di vista dal sindaco Romano Carancini, dal presidente dell'Ordine dei Medici di Macerata Americo Sbriccoli e dalla docente universitaria di diritto amministrativo Daniela Gasparrini. Sono seguiti gli interventi del presidente dell'Associazione Medici Cattolici di Macerata Andrea Corsalini e del direttore dell'ASUR Area Vasta 3 Alessandro Maccioni. Ampio poi il dibattito con operatori della sanità e cittadini. La sanità pubblica dove va? Può prendere due direzioni in questo momento: o decide di rafforzare se stessa non avendo paura assolutamente di integrarsi con la sanità privata, ma certamente tenendo fede ai capisaldi storici e costituzionali, oppure, come dicevo nel mio intervento, facendo finta di niente, cerca di menare il can per l'aia, diminuisce mano a mano, cioè fa macchine indietro, e a un certo punto dirà: noi non possiamo più coprire questi servizi, li integriamo con la sanità privata che è già abbondantemente presente sul territorio. Quindi noi speriamo che prenda la prima strada, ci sono tutto sommato le possibilità, però bisogna un po' conquistarsele, ecco, sul campo. Il rapporto tra le due strutture può essere assolutamente virtuoso, tanto più che la presenza della sanità privata può essere comunque uno stimolo, no? Anche ad una certa qualità del servizio, come diceva il presidente Sbriccoli. Però devono essere rapporti trasparenti, bisogna dichiarare in maniera inequivocabile, con una pianificazione sanitaria assolutamente trasparente, quali sono le reali intenzioni. Non dimentichiamo che ogni provvedimento legislativo, ogni pianificazione nel campo sanitario e non solo, deve basarsi su un fondamento etico, cioè deve avere la necessità di avvalorare l'interesse collettivo. Allora, se si diciamo così, implementano dei servizi sanitari privati, questo va giustificato, no? Con una motivazione ad interesse collettivo. Poi, se questo non succede, allora evidentemente le motivazioni proprio trasparenti non erano. Ecco qual è la chiave di lettura per capire se ci troviamo di fronte, insomma, ad un atteggiamento senza secondi fini, o invece se ci troviamo di fronte a un atteggiamento che mena un pochettino il can per l'aia e cerca di distrarre, se così possiamo dire, il servizio sanitario effettivo da quello desiderato da una parte della società. La riforma 139, no? Che la delibera 139 con cui si dà corpo alla riforma delle strutture ospedaliere presenti sul territorio dell'area vasta 3, quindi della provincia di Macerata, è sicuramente da condividere, perché consente di riallocare le risorse all'interno di un territorio per garantire maggiore sicurezza sotto l'aspetto sanitario. A livello di investimenti questi rimangono sostanzialmente invariati, ma in certi luoghi, ma in certi altri addirittura aumentati, e complessivamente gli investimenti previsti per l'area vasta 3 nell'anno 2016 assommano 6 milioni e mezzo di euro, con un incremento di circa 800 mila euro rispetto all'anno precedente. Un altro sforzo che sta facendo la Regione per l'attuazione di questa riforma è un piano occupazionale aggiuntivo rispetto a quello che è il normale turnover di ogni anno, e per quanto riguarda l'area vasta 3 abbiamo proposto l'assunzione di 130 persone, unità distinte tra 50 medici e più di 60 infermieri, quindi, e tecnici. Quindi sostanzialmente è uno sforzo notevolissimo che va incontro alle esigenze del territorio. È chiaro che da direttore di un'area vasta che ha a disposizione, deve gestire 4 ospedali e 4 strutture da riconvertire, semplificare l'offerta ospedaliera e concentrare dei servizi in una unica unità è chiaramente più semplice, e risparmi economici sarebbero sicuramente notevoli e interessanti. Sotto il profilo del personale, voglio dire, sicuramente otterremo dei vantaggi che oggi non abbiamo, tant'è che siamo costretti a ricorrere a nuove assunzioni per adempiere agli obblighi della nuova legge sull'orario di lavoro, mentre se avessimo una struttura
unica, per esempio tra Macerata e Civitanova, probabilmente riusciremo a risparmiare, tra virgolette, un 20% di personale che potremmo dirottare e dedicare al potenziamento dei servizi sul territorio.